Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Come promesso, vi ho fatto lo schema e il progetto del prova condensatori, del test di isolamento per i condensatori che avete visto negli altri video. Simile al mio, ho fatto lo schema, ho fatto i layout del circuito stampato, sono tutte cose che potete scaricare direttamente dai link che trovate in descrizione. È tutto funzionante, vi farò vedere il prototipo chiaramente imbastito e basta, non rimontato in una scatola come il mio perché non avevo bisogno di un altro, di un altro strumento. E sicché praticamente partirei subito con la descrizione dello schema elettrico e poi proseguiamo a vedere come funziona l'oggetto. Partiamo con lo schema elettrico dell'alimentatore. Allora, vi ricordo comunque che ci sono tensioni pericolose e potenzialmente mortali, perciò chi non se la sente o chi non è del mestiere sconsiglio di procedere al progetto. Allora, potevamo avere una tensione di 400 volts circa raddrizzando la semplice tensione di rete, però magari per qualcuno di voi potevano essere pochi per provare anche condensatori a 630 volts. Ho fatto questo circuito qui classico con un duplicatore di tensione. Ho usato un duplicatore di tensione. E lo schema è banale, è classico, si trova da tutte le parti, non ho inventato niente, nell'elettronica c'è pochissime persone che inventano. Il resto sono tutti schemi collaudati, provati, imparati a scuola e compagnia cantante. Si può usare un trasformatore di isolamento con l'ingresso 230 e l'uscita 230 e poi il duplicatore fatto con i diodi e due condensatori porterà a seconda della tensione di rete, perché lo sapete, la tensione di rete può variare anche di un 10%. Sicché invece di 230 potrebbe essere un pochino più alta o un pochino più bassa, lo stesso il trasformatore che comprate potrebbe avere l'uscita un pochino più alta, un pochino più bassa, diciamo comunque all'incirca su questa all'uscita del raddrizzatore e del duplicatore troveremo una tensione che potrà avere da 580 volts fino a 630-640. Dipende anche dalla tensione di rete che, come ripeto, è ballerina. Potete usare un qualsiasi trasformatore di isolamento, il più piccolo che trovate. Io qui ho scritto 50 watt, ma se lo trovate da 30 va bene lo stesso, perché le correnti che ci sono in gioco per provare un condensatore ovviamente sono ridicole. E sicché ho scritto questo qui da 50 perché facendo una ricerca sulla Baia ho visto che c'è un signore che li vende a prezzi diciamo giusti. Qualsiasi trasformatore che trovate, 230, 230, trasformatore di isolamento va bene. Se è anche 30 watt, 20 watt per l'uso che ne dobbiamo fare è più che sufficiente. E chi non vuole avere una tensione così alta può usare un trasformatore di isolamento normale e qui al posto di questo circuito qui ci mette il classico ponte di diodi e il condensatore e arriverà fino a 300 volts, 350 volts circa e funziona lo stesso dopo il resto del circuito. Chi invece avesse per le mani un trasformatore che di quelli per esempio da quadro che servono per abbassare la 400 volts in 230 può usarlo al contrario e a quel punto qui ci si trova a 400 volts che raddrizza. Se ci mette un ponte di diodi normale non usa più questo circuito duplicatore, ci mette un ponte di diodi normale 400 volts per i famosi 1,41, fate il conto alla tensione che trova. E non occorre che usi questo schema di duplicatore di tensione. Se no, tutti quelli che lo usano normalmente, un trasformatore 230-230, possono usare questo schema qui. I diodi sono due classici 1N4007. I condensatori 100, meglio ancora 200 microfarad,
da 500 volts bastano, perché sul condensatore non ci troviamo la tensione completa d'uscita. Ipotesi, se qui c'è 600 volts, sul condensatore ci troveremo poco più di 300, sicché un condensatore da 500 volts lavoro è più che sufficiente. Non ce l'ho messo qui, ma ovviamente voi vi ricorderete di mettere un fusibile sia all'ingresso che su ramo dell'uscita fuse, in maniera che proteggiamo sia l'ingresso che anche in questo caso l'uscita. Non ce l'ho messo disegnato perché ovviamente è così banale, è così normale mettercelo che me lo sono dimenticato e non ce l'ho messo. Comunque ci va messo sempre. Ora passiamo al circuito di regolazione vero e proprio. Allora, avevo pensato di usare un integrato per farlo stabilizzato, si chiama LR8, ora centrerò questo, si chiama LR8, ma ci abbiamo più di un problema. Un problema è che il partitore di resistenze per avere la tensione che vogliamo è critico abbastanza e non basta un sistema solo. Diciamo, per avere una tensione che va da 0 a 600 volts ci vuole anche un commutatore per avere più resistenze, diciamo, che facciano il partitore, sul partitore stesso. E sicché non, già quello era un problema. Il secondo problema è che massimo arriva a 400 volts. È bellino, perché è un LR8, è un tre gambe che ci si può comandare il MOSFET o un transistor o quello che si vuole, e diciamo funziona molto bene, è molto stabile, però arriva massimo a 400 volts. Il terzo problema, il più grosso, è che nei canali normali ora non si trova. Si trova o su AliExpress o qualche rivenditore eBay che ce l'ha, ma è tutta roba cinese di scarsa qualità. Tant'è vero che a me me ne serviva uno, ne ho presi qualcuno per provarlo, non ora per un'altra cosa, ha durato 10 minuti e poi mi sono ritrovato sull'uscita 400 volts tutto in un colpo perché si è guastato. Allora non sono affidabile, fino a che non ci saranno in giro presso i rivenditori classici tipo Mauser, RS o quelli lì, non ne faremo di niente, cioè non le ricomprerò più, perché se uno sta provando un bel condensatore a 63 volts, magari 10.000 microfarad, ci si trova a 400 volts tutto in un colpo e magari non se ne accorge subito, fa una bella botta, e allora noi non vogliamo questo. Allora lo schema che ho tirato giù è questo, non è stabilizzato, ma considerando che il tester di isolamento del condensatore di solito non si userebbe per gli elettrolitici, ma è nato per gli altri condensatori, quelli in poliestere, roba del genere, come ci sono, ripeto, nelle vecchie radio e compagnia cantante, o per sicché hanno piccole capacità e non il problema della stabilizzazione è secondario. Comunque sia, anche per i condensatori elettrolitici fino a 100-200 microfarad non c'è nessun problema. Un problema un pochino più grande di oscillazione, perché ovviamente non essendo stabilizzato, se mi varia la tensione di rete mi varierà anche la tensione ai capi del MOSFET, variandomi la tensione a capi del MOSFET, non essendo stabilizzato, mi varia anche l'uscita di pochi volts, ma fa sì che magari la lancetta dello strumento non stia completamente ferma, che si muova un po'. Problema è che poi risolveremo con una resistenza in serie, vi faccio vedere dopo l'altro schema, e limita questa oscillazione. Comunque sia, il fatto che c'è una leggera oscillazione non pregiudica il funzionamento dell'apparecchio, perché se ci fosse una perdita non c'è un'oscillazione. Se ci fosse una perdita, il microamperometro sta su e rimane lì perché c'è una perdita,
e non si muove, sicché il fatto che la lancetta si possa muovere leggermente in determinate occasioni non ci dà, diciamo, nessun problema sull'uso poi del prodotto. Allora, lo schema è banale, qui c'è il MOSFET, partitore di resistenze, potenziometro. Quando il potenziometro è tutto verso la resistenza R1, avremo la tensione massima in uscita. Quando è tutto verso la R2, avremo la tensione minima, sicché vale a dire avremo da un minimo di 10-15 volts a un massimo di 600-630 volts, 580, dipende, come ripeto, dalla tensione di rete che uno ha in casa, dal tipo di trasformatore e compagnia cantante. Questo diodo qui messo fra il serve per limitare la corrente di gate, se la tensione di gate, scusate, perché se ci fossero delle extra tensioni o qualche cosa può superare la soglia di tensione e questo si guasta subito. In questa maniera invece viene mantenuta massimo a un 12 volts, uno zener da 12 volts. Siccome la maggioranza dei MOSFET sul gate sopportano circa 20 volts, poi ci sono anche quelli che ne sopportano 5 e basta, ma quello, prima eventualmente di acquistarlo, guardate il database. Io qui come MOSFET ci ho messo un TK9J90E che regge circa 900 volts, mi pare 7 ampere, è sufficiente, però non scendete sotto al limite un MOSFET superiore. Questo transistorino qui insieme con questa resistenza limita la corrente in uscita per evitare che magari tocchiamo insieme i terminali e salta subito il MOSFET. Con questa resistenza qui, a occhio e croce, sarà un 20 mA erogherà massimo, che è più che sufficiente per i nostri scopi. Ovviamente se quando qui aumenta l'assorbimento, fra qui e qui ci sarà una differenza di potenziale che aumenta quando supera la soglia degli 0,7 volts, degli 0,6 volts del transistor. Questa parte va in conduzione e chiaramente ammazza la tensione di gate e la tensione scende e fa in maniera che non si guasti. È un circuitino classico che si usa tranquillamente anche negli alimentatori. Questo qui è un BD139, non arriva ovviamente a 600 volts, ma in questa parte del circuito non ci saranno mai 600 volts, ci sono pochi volts in realtà, che va benissimo, provato, funzionante anche nei miei alimentatori, va più che bene, non serve un transistor, diciamo, che abbia una tensione, una VCE, diciamo, più elevata. Se poi uno ce lo vuole mettere, lo può fare, ma non, ripeto, qui in questa zona qui non ci sono tensioni elevate. Ovviamente questo MOSFET io ve lo farò vedere senza dissipatore, che non serve nemmeno, però se uno ci vuol mettere un dissipatorino, male non gli fa, non si sa mai, ne vanno un corto terminali e ci sta, e uno va a prendere il caffè e evita magari di friggere il MOSFET. Allora, e la parte, diciamo, di regolazione è terminata. Ovviamente qui c'è l'ingresso e qui c'è l'uscita che andrà alla parte dello strumento, del microamperometro e del voltmetro. Questo qui è il circuito stampato. E nel PDF lo trovate, questa parte la trovate colorata. Io ho la stampante laser qui, sicché è venuto in bianco e nero. Questo è il lato rame, viene piccolino, e questo qui è il lato componenti, sicché è girato. Ho segnato
le resistenze, il MOSFET dove va, il gate del MOSFET, la base di Q2 del transistor. Qui ci vanno due morsettini di quelli, di solito sono verdi, ora ve ne faccio vedere. E questo è il potenziometro. Ora sullo schema i numeri 1, 2, 3 del potenziometro non ci fate caso come sono stati messi, perché KiCad l'ha messi a come gli pare, per non dire una parola diversa. Sicché 1, 2, 3 dovete rispettare, qui ci va il potenziometro e 1, 2, 3 sono i fili dove li dovete collegare. Vediamo un attimino. Questo era il circuito stampato, è un po' scuro. Queste qui sono i morsettini comunque. Questi qui, due, sono i morsettini che ci potete mettere. Le resistenze, le cose che vedete sollevate, sono sollevate perché a me poi non serve, le rismonto, le riuserò per un altro progetto. Passiamo alla parte del microamperometro. Allora, qui si arriva dall'uscita del regolatore di tensione. Sul regolatore di tensione ci sono due morsetti, ingresso e uscita, e poi dove c'è il potenziometro che c'ha i fili direttamente collegati. Dal regolatore di tensione si arriva qui, qui ci si arriva col positivo, qui col negativo, e si passa tramite questa resistenza qui, che sembra una stupidaggine, nel senso che potrebbe non esserci se il regolatore fosse stabilizzato, ma che in questo caso ci vuole. Questa qui limiterà le oscillazioni, come ho detto, del microamperometro. Allora, io qui ho messo dei valori che sono quelli che ho usato io nel mio microamperometro da 100 microampere. Se cambiate tipo di microamperometro, se ne avete uno, ovviamente in base alla resistenza interna del microamperometro, queste resistenze potranno dovere essere variate. Magari qui non andrà bene 270 ohm, ci vorrà, che ne so, 330 o compagnia cantante. Comunque io qui ho messo le mie. Queste resistenze qui e poi il potenziometro per la regolazione fine vanno per le varie portate. Infatti, nella portata 100 microampere non è collegato niente, sicché la corrente scorre solo attraverso il microamperometro. Nella portata da 1 mA scorre attraverso il microamperometro e attraverso questo partitore, che c'è la resistenza e ovviamente il trimmer, che poi servirà di regolazione per portarlo esattamente a fondo scala quando ci sarà 1 mA. E così per le altre due sezioni, per il 10 mA e per il 100 mA. Non ci ho scritto il wattaggio delle resistenze, se ci mettete, tanto ora sono piccoline, delle resistenze da un paio di watt, male non gli fa, anche se effettivamente per la corrente che scorre una resistenza da mezzo watt, diciamo, non brucia lo stesso, però metteteceli almeno da 1-2 watt, così siete tranquilli. Il trimmer ovviamente ha poco poi effetto, la corrente scorre più che altro nella resistenza e non nel trimmer, se no è chiaro, dice, la resistenza è da 2 watt e il trimmer no, il trimmer no, perché ci scorre proprio una porzione minimale della corrente. Questo qui è un commutatore a 5 posizioni, 2 vie, perché c'è anche quest'altra parte che serve proprio per la scarica. Allora, questa parte commuta il microamperometro. Quando si arriva in quest'altra, e sicché in questa parte qui l'uscita di qua si va al condensatore in prova, l'uscita come si dice, delle boccole del condensatore saranno collegate sempre sull'uscita. Il condensatore sarà collegato attraverso il microamperometro. Quando si troverà in questa posizione qui, questa, e in quest'altra posizione l'altra parte del commutatore, abbiamo la resistenza di scarica, sicché praticamente messo nella prima posizione, perché vi consiglio di metterlo non 100 microampere, 1 mA, 10 mA, andando verso, diciamo, in senso orario, vi consiglio all'opposto,
partite 100 mA, 10 mA, eccetera, eccetera, in maniera che a cose normali la prima cosa è la scarica, cioè è lì, ci attaccate un condensatore anche se è rimasto leggermente carico, lo attaccate al morsetto, tanto lui si scarica e poi dopo partite con la portata più alta in maniera che non sbatta lo strumento a fondo scala e compagnia cantante. Ora ovviamente io questo circuito qui non l'ho rifatto nella prova che vi farò vedere. Per la prova il commutatore, tutta questa sezione qui verrà fatta da un voltmetro, cioè da due multimetri, uno digitale per i volts e quell'altro classico analogico per spostare le varie correnti, però dovete vederlo come se fosse questo qui. Non c'è altro, praticamente qui ci saranno le boccole dell'uscita, questo qui è un N4007 che serve perché altrimenti se io carico il condensatore, ipotesi che ne so a 50 volts e vado magari a 55, mi sbaglio, no? Una tensione più alta e torno indietro con la manopolina, succede che poi l'amperometro mi potrebbe andare al contrario. Invece in questa maniera la corrente, la tensione passa solo in un verso, va verso il condensatore, ma dal condensatore non torna indietro, tutto lì. Ora qui ci siamo, io mi preparo e vi faccio vedere tutto, diciamo in toscano si dice l'abbaruffamento che c'ho sul tavolo con il circuito di prova, e si fa alla prova su qualche condensatore. Ho usato un trasformatore che avevo smontato da una vecchia radio a valvole, insomma, e voi userete un trasformatore nuovo, ovviamente, ho usato se vi piace di più, e si procede. Allora datemi un attimino di tempo, ci spostiamo con la telecamera e con tutto. Non sono un cineasta e perdonatemi se muovo troppo la telecamera. Allora, ho usato questo vecchio trasformatore che c'era un'uscita a 2,20 praticamente, 2,30, e qua vedete il duplicatore. Per il duplicatore non ho fatto il circuito stampato perché si può realizzare su una basetta a 1000 fori, è facilissimo. Qui vedete invece che 2-4 condensatori, perché semplicemente non avevo due condensatori da 100, sicché ne ho messi due da 47 in parallelo. È comunque facilissimo, una basettina 1000 fori lo fa, il circuito stampato lo avete solo per il regolatore. Poi qui si cammina dal filo, si segue il filo, tutto questo accrocchio tremendo, e si va fino al regolatore. La resistenza che vedete, quella resistenza lì che vedete, sarebbe poi quella resistenza da 10k che va sul circuito che vedete nello schema del regolatore del commutatore per il mini milliamperometro, per il microamperometro. La scheda è piccolina, può andare benissimo. E poi qui si userà questo tester qui, lo useremo come se fosse il microamperometro, semplicemente. E qui c'è il tester digitale portatile messo lì, che darà l'indicazione del vostro tester digitale che metterete, o analogico, come volete voi. Se usate un tester cinese o non cinese, di quelli digitali, ricordatevi che vi ci vorrà un'alimentazione esterna, non lo potete certo alimentare dal 220 volts, dal 230 volts che esce dal trasformatore. Qui ci abbiamo i due morsettini dove si farà la prova, e questo qui è il potenziometro che regola la tensione di uscita. Allora iniziamo a farvi vedere il circuito. La prima cosa,
Oggi abbiamo circa la tensione un pochino bassa, sì che arriviamo massimo a 576 volts all'uscita del duplicatore e qui avremo una decina di volts meno, 565 volts, che comunque sono più che sufficienti anche a misurare condensatori da 630 volts. La prima cosa che vi volevo far vedere è che questa è una resistenza da, non si legge, ma comunque ve lo dico io, è una resistenza da 10 mega ohm e vi faccio vedere che comunque lo strumento è in grado tranquillamente di rilevare e di superare anche i 10 mega ohm, diciamo, di perdita, che sono tantissimi ovviamente. Qui siamo a 300 volts, considerate che arriva a 500 rotti, quasi a 600, e il microamperometro qui, questo è da 50 microampere, microamperometro da 100 arriverebbe a metà scala, sicché ovviamente è più che rileva più che sufficientemente le perdite eventualmente dei condensatori. Rileverebbe probabilmente anche 20 mega ohm, ma ora non ho una resistenza da 20 mega ohm. Partiamo con la misura dei condensatori in poliestere, quelli che di solito si trovano nelle radio, quelli che si trovano così in giro. Allora, questo condensatore qui è da 1,5 microfarad, 250 volts. Lo attacchiamo e poi diamo piano piano tensione. Vedete, il microamperometro sale e poi riscende subito perché questi qui ora è messo alla portata massima, più sensibile. Possiamo scendere tranquillamente. Questi condensatori, come vi dissi l'altra volta, non devono assolutamente perdere niente, sicché quando io arrivo ora a, se detto a 250 volts, arrivo a 250 volts, anche se lo metto su 50 microampere fondo scala, lui se ne sta fermo, segno che non c'è perdita e segno che il condensatore è un condensatore, diciamo, funzionante, tranquillamente funzionante, senza perdite. Poi, sempre della stessa serie, proviamo condensatore da 400 volts 2,2 microfarad. Scaliamo la scala dello strumento. Quando farete lo strumentino avrete il commutatore apposta per fare quel lavoro lì, ve lo metterete lì sul pannello. Alziamo anche qui la tensione fino a 400 volts. Questi si provano abbastanza bene. Gli elettrolitici grossi ci vuole più tempo. Come dicono le specifiche, andrebbero lasciati sotto anche specialmente se sono fermi da tanto tempo, per la riformazione dell'elettrolita anche una mezz'oretta. E lo potete fare comunque. Comunque qui si arriva vicini a 400 volts, si va a 400 volts. 380, 390, 400 volts, 402 volts. Se io anche scalo la portata minima, lo strumento non si muove dallo zero praticamente, perché il condensatore funziona. Ora lo metto là, che è carico, non lo voglio toccare. Riabbiamo il solito condensatore della Ducati. Non si legge mai questo qui, comunque è da 100.000 picofarad, 630 volts. Se un condensatore fosse in perdita, ovviamente come questo, basta molta meno tensione per capire, cioè non si arriva alla tensione nominale, perché come io salgo, per esempio, che ne so, a 200 volts,
qui siamo su 0,5 mA fondo scala, mi segna già 0,10 mA. Praticamente, se lo mettessi su 50 mA mi va a fondo scala. Se salgo, ovviamente, qui ora siamo per dire a 300 volts, è già a metà scala e rimane lì fisso, non c'è oscillazioni o roba del genere. Il condensatore non funziona, è in perdita e lo dimostra ovviamente segnando, non deve segnare niente. Questi condensatori qui non devono assolutamente segnare niente. Allora, questo è anche crepato, ovviamente. Questo qui, come si era visto, è crepato. È chiaro che è guasto, ma anche se non fosse crepato e non lo sappiamo, andiamo a misurare un condensatore così vecchio che lo togliamo da un apparecchio vecchio, uno strumento vecchio, roba del genere. Se non funziona, segna subito. Stessa cosa, questo solito condensatore, questo è funzionante. Questo qui è da 0,68 microfarad e è 630 volts, però ci ho messo una resistenza da 4,7 mega ohm in parallelo, lui è come se fosse in perdita. Simuliamo la perdita, simuliamo, si vede, sì, simuliamo la perdita, se io vado su e lui segna fisso, ovviamente, man mano che si carica e poi segna tranquillamente. Fisso, siamo a 400 volts e lui segna lì, è in perdita, non c'è verso. Anche se io calo un attimino la tensione e lo metto sulla scala più bassa, lui inizierebbe già a segnarmi a molto meno, a 220 volts mi va quasi a 50 mA fondo scala. E sicché è in perdita, non funziona. È simulato ovviamente, però lo strumento ha segnato che qui c'è una perdita, c'è una resistenza in parallelo. E anche questo lo mettiamo da una parte. Poi proviamo con un condensatore da elettrolitico da 220 microfarad 63 volts, lo proviamo, mettiamo lo strumentino, partiamo se il vostro strumentino che è sul pannello partirete da 100 mA, iniziate a caricarlo fino a 63 volts, iniziate e sono andato molto oltre, ma ero distratto con la telecamera. Comunque ora siamo intorno a 60 volts, lui si sta ancora caricando perché ci vuole, fa presto perché è da 100, se fosse da 1000 dopo vedete che ci vuole di più. Comunque 50 mA, lui se ne sta tranquillo, non si muove, cioè 50 microampere, scusate, è perfettamente funzionante. Anche questo non è un condensatore in perdita. Lo togliamo, ovviamente. Nel circuito che farete ci sarà il commutatore che lo riporterete indietro e va in scarica e scaricherebbe il condensatore e così non lo levate di lì, magari l'avete caricato a 200 volts, non lo levate a 200 volts. Questo è un condensatore vecchio della Siemens, condensatore molto vecchio, da 1025 volts. Ora questo qui già ci vorrà un pochino più di tempo a caricarlo e ci potrebbe essere un pochino di quell'oscillazione che vi dicevo. Qui siamo a 58 volts, lui è 25, sarà bene scendere. Ora tramite la resistenza, ovviamente noi leggiamo prima della resistenza, tramite la resistenza ci vuole un pochino di tempo perché si carichi il condensatore, non è che se lo lasciate subito alto e gli date la tensione più alta, gli arriva immediatamente. Serve anche a quello la resistenza. Comunque questo qui è 25 volts, noi ci mettiamo su 25 volts, mettiamo 26, toh, dovrebbe reggere. Andiamo su e lui, come vedete, piano 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 scende perché si sta caricando. Fino a che non è carico del tutto, lui continua a scendere.
Per quello che i datasheet dei condensatori dicono sì, mettetelo sotto carica, però lo dovreste lasciare lì. Alcuni parlano di 5 minuti a seconda delle ditte, alcuni addirittura di mezz'ora, e dovreste aspettare che quella lancetta lì vada sullo zero, perché se no vi dà una falsa misura. Comunque, un trucco per fare prima, perché ovviamente, come dicevo, se il condensatore è in perdita, è in perdita. Se questo è 25 volts, se è in perdita è già in perdita a 15 volts, a 10 volts. Voi, quando l'avete caricato alla sua tensione, eventualmente scendete a una tensione più umana, tipo 20 volts, non 29 come l'avevo portato, ma scendete, che ne so, a 20 volts, e come vedete non segna nulla. In maniera che anche questo, se non avete voglia, diciamo, di aspettare il tempo che lui si carichi, l'avete caricato, scendete un pochino. Se fosse in perdita, come avete visto, anche gli altri a tensione inferiore segnano. Se no, lo lasciate lì, sotto test, lo lasciate lì e prendete un caffè e poi tornate. Così questo qui, che è vecchio, avrebbe anche tempo di fare la riformazione dell'elettrolita. Questo qui da 6800 microfarad 50 volts ci vorrà molto più tempo prima che sia carico del tutto. E vi faccio vedere un attimino una cosa, scusate se passo davanti, prendo un altro tester che ora mi segnava la tensione d'uscita del moltiplicatore. Se io lo metto, mettiamo qui, si dovrebbe vedere forse. Forse si vede. Lo mettiamo qui, acceso, si vede? No. Allora lo giriamo, lo metto qui un attimo e lo vediamo dalla telecamera superiore. Dopo ve lo faccio vedere dalla telecamera superiore. Se io lo accendo questo, se io lo metto sotto tensione e poi gli do piano piano la tensione, per esempio se dite 50 volts, quando io mi segna il 50 volts il voltmetro principale, ovviamente sul condensatore non ci sono ancora 50 volts, ce n'è 42, sta caricandosi. Infatti questo strumento qui sta continuando a segnare, però se lo lasciamo fermo lui piano piano si carica e l'ago mano a mano, se ci fate caso, inizia a scendere, sta scendendo, cioè inizia. Ora mettiamolo più su, allora a fondo scala, e lui piano piano continuerà a scendere. Se noi ce l'andiamo a prendere il famoso caffè, quando torniamo lui sarà carico e troveremo l'ago praticamente sullo zero. Ora, visto che non vogliamo aspettare il tempo che lui sia carico del tutto e che non prenda più corrente, solito discorso, lo portiamo magari invece che a 50 a 45 volts, 40 volts. Vediamo, ecco qui, 48, 47, 46, 94 volts, e a questo punto qui non segna più nemmeno lui. Se fosse in perdita, solito discorso di prima, segnerebbe anche a una tensione inferiore, ovviamente. Comunque, se volete, lo potete lasciare sotto carica. Se volete fare la riformazione dei condensatori, magari di uno grosso o roba del genere, vi consiglio di cominciare a alimentarlo piano piano, che ne so, magari lo lasciate, se avete un condensatore grosso grosso, come dopo ve lo faccio vedere, mano a mano dopo lo alimentate a
che ne so, se è da 50 volts a 20 volts, poi dopo un pochino, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, salirete a 25 e compagnia cantante, in maniera che lui abbia tutto il tempo di rifare la formazione delle armature, e potete lasciarlo poi in quella posizione lì anche una giornata, in maniera che lui non gli fa altro che bene. Ora abbiamo un condensatore da 470 microfarad a 400 volts. Questo qui. Scendiamo, anzi aumentiamo la portata dello strumento. Lui inizia a caricarsi, prende la sua tensione, sicché anche la corrente, e lo strumento piano piano scende. Ci avviciniamo piano piano, ci avviciniamo alla tensione di soglia. Ecco, continuiamo. Questo sarà un condensatore che si potrà vedere l'oscillazione che vi dicevo, non mette, diciamo, in difficoltà lo strumento, non è un difetto, diciamo, dello strumento, perché è un difetto della tensione di rete che ballonzola. E comunque, solito discorso, lo ripeto fino allo stremo, se un condensatore è in perdita, segna già prima e segna fisso, non è che l'ago ballonzola. L'ago se ne sta fisso molto prima della tensione, diciamo, massima del condensatore. Sicché questo, noi siamo a 380 volts, siamo, ma lui, voglio dire, già a 200 volts segnerebbe quanto, anche troppo. Qui il solito discorso, se abbiamo furia, lo portiamo alla sua tensione, che sono 400 volts, aspettiamo un attimino, aspettiamo, vedete lì c'è un attimino di ballonzolio. Scendiamo a 350 volts, mettiamo, anche a 360, alziamo il microamperometro e lui non segna. Ovviamente, in questa maniera freghiamo le oscillazioni di rete. Allora, questo abbassiamo. Se ora ci fosse il famoso commutatore, segnerebbe, cioè lo scaricherebbe. Non c'è, lo scarichiamo noi con il prova condensatori, che fra parentesi c'ho il video quasi pronto, e quando l'ho finito di montare vi dico come farlo. L'ultimo condensatore da provare, questo qui, è 200 volts, 1000 microfarad. Ci metterà anche questo il suo tempo a caricarsi. Noi però lo freghiamo come si è fatto prima, per non aspettare magari quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, perché non abbiamo voglia. Salgo piano piano con la tensione. Se aumento la portata del microamperometro, posso salire più velocemente. Si è detto si deve andare intorno a 200 volts. 200, lui si sta finendo di caricare. Piano piano, ovviamente, come vedete, scende la corrente, sicché abbiamo sempre la famosa alternativa, lo lasciamo lì e aspettiamo. Però, solito discorso, se il condensatore fosse in perdita, segnerebbe fisso, non segnerebbe, la lancetta non ballerebbe. Il fatto che la lancetta balli è perché non è un alimentatore stabilizzato, è perché se aumenta un pochino la tensione cerca di ricaricarlo, se diminuisce cerca, di riscaricarlo un attimino. E lui ha questo ballettio, chiamiamolo, che non è però no, non pregiudica il funzionamento, non pregiudica di vedersi un condensatore in perdita. Solo
solito discorso, questo è un condensatore da 200 volts, portiamolo, che ne so, a 180, e lui non segna nulla nemmeno con 50 microampere fondo scala. Questo vuol dire che il condensatore, solito discorso, non è in perdita. Ora scendo con la tensione, lo scarico con l'accrocchio che poi vi farò vedere, non so se si vede qui, ecco qua, ecco fatto, si è spenta la spia e vuol dire che è scaricato. Allora, su questa immagine qui, io spero che tutto sia stato chiaro, trovate nella descrizione il layout del circuito stampato del regolatore. Come ho già detto, invece il duplicatore, l'alimentatore duplicatore, non ho fatto il circuito stampato, potete tranquillamente farlo su una basetta preforata, oppure vi fate lo stampato, che è veramente banale. Avete lo schema del commutatore, penso di avervi fornito, diciamo, tutti i dati per poter costruire un prova condensatore che funzioni. È pericoloso, ci sono tensioni alte, ci si rimane fulminati, sicché se non siete in grado di farlo, non lo fate, perché è pericoloso. Così almeno ve l'ho detto io, come lo dicono gli altri. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete il solito mi piace, commentate, io sono pronto a rispondervi, rispondo a tutti i commenti, diciamo, che vedo, perché alle volte non, YouTube non è che li fa vedere tanto bene. Comunque mettete mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, guardate il video fino in fondo e iscrivetevi al canale, così il video cresce e io posso continuare a fare questi video, perché vedo che a qualcuno interessano, perlomeno. Se no, poi uno si vede che c'è poco traffico e dice: ma che li faccio a fare? Come diceva quel film, ma che te lo dico a fare? Sicché vi saluto, statemi tutti bene e alla prossima. Ciao ciao!